La parola di oggi è precipuo. L'aggettivo deriva dal latino precipus, composto da pre, nel senso di prima, e dal tema del verbo capere, che vuol dire prendere. Quindi il significato letterale è che si prende prima. Oggi il significato è principale, di primaria importanza, essenziale, fondamentale. Parliamo quindi di intento o scopo precipuo di un'azione, di un interesse precipuo di una società, del fine precipuo di un'opera o di una ricerca, dei doveri precipui del cittadino, per indicare che all'interno di scopi, volontà, interessi molteplici, ce n'è uno principale che ha maggior rilievo. C'è però un significato estensivo di questo termine che ha assunto pari importanza. Con precipuo si intende spesso anche qualcosa di tipico, di peculiare, di caratteristico di un'opera, di un periodo, di un artista, di un movimento politico o di un'ideologia. Per cui diciamo, ad esempio, i caratteri precipui del barocco, i valori precipui del Rinascimento, i caratteri precipui della civiltà moderna. Con gli stessi significati è usato anche l'avverbio precipuamente.